Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach Umberto Miletto. Allora, mi avete chiesto un po' qualche informazione in più sui dolori post allenamento. Alcuni di voi mi hanno scritto che quando si allenano l'indomani avvertono grandi dolori muscolari. Altri invece mi hanno scritto che dopo un po' che si allenano non avvertono più nessun dolore muscolare, quindi mi hanno chiesto se in questo caso l'allenamento sta funzionando o no. Allora, consideriamo che i DOMS non sono sinonimo di buono o cattivo allenamento, sono sinonimo che stiamo applicando un qualcosa che il nostro corpo non è abituato e quindi va a mettere in atto alcune strategie per recuperare quanto fatto. È normale che chi si allena già da tanti anni, si allena intensamente da tanti anni, applica già in ogni seduto il massimo dell'impegno che ci può mettere per andare a sollevare i carichi, a fare gli esercizi, può essere che nel corso delle settimane avverta meno dolori o non le avverta proprio, no? Ma questo non significa che non vi state allenando, state comunque cercando di migliorare, il corpo si è adattato a quello che state facendo, quindi non presenta questi indolenzimenti, no? Soprattutto poi se state applicando degli approcci più in multifrequenza, quindi senza portare a cedimento gli esercizi, può essere che avvertite meno DOMS. I DOMS li avvertono molto di più le persone che sono state ferme da un po' di tempo, che stanno applicando un qualcosa che il corpo non è abituato, si possono avvertire quando c'è il cambio di scheda, quindi quando andiamo a mettere una nuova tecnica d'allenamento, dei nuovi esercizi, allora questo il nostro corpo risponde con gli indolenzimenti. Si possono sentire anche molto nell'approccio in monofrequenza, quando andiamo a cedimento puro veramente degli esercizi che stiamo applicando, allora in questo caso si potrebbero avvertire di più i DOMS. Ma anche questi soggetti, una volta che provate a ripetere queste situazioni, il corpo si adatta e vi accorgerete che di settimana in settimana avvertirete dei DOMS meno intensi. Il DOMS è importante sicuramente, ma non è sinonimo che state migliorando o non state migliorando, no? Nel bodybuilding c'è un po' questo falso mito: migliorate anche se non avvertite dei DOMS così intensi o non li avvertite proprio. Considerate che anche nel mondo dello sport non è che gli atleti hanno sempre questi DOMS, perché magari poi hanno la competizione e devono allenarsi, cercare con l'allenamento di migliorare, ma presentarsi anche alla competizione nella miglior forma possibile, e quindi sapete bene che se avete dei DOMS non siete così performanti, quindi ci sono dei compromessi. Ma tutto questo, se riuscite a progettare bene la vostra programmazione, riuscirete a migliorare nel corso delle settimane, nei corsi dei mesi. Anche chi sta provando i miei approcci di allenamento verificherà proprio questo, che quando cambiamo tecnica d'allenamento avvertite magari in quella settimana dei DOMS più intensi. Quando il vostro corpo va a assimilare la tecnica d'allenamento, questi DOMS sono meno intensi, ed è proprio lì che il coach vi fa cambiare scheda e vi mette un nuovo approccio che vi ricrea i DOMS. Quindi questa è la mia strategia per cercare di portarvi grandi risultati, ma non è la presenza o meno dei DOMS, è cambiare le tecniche d'allenamento per adeguarsi al vostro miglioramento e la vostra assimilazione del carico di lavoro precedente. Questa è la strategia per cercare di andare a centrare grandi risultati sul vostro fisico. Mi raccomando, continuate a seguirmi, spolliciate, io sono sempre qua e ci si vede qua sul mio canale. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito.